Gli aghi d'oro di Michael McDowell. Prologo di mezzanotte. In una gelida notte d'inverno, sette bambini si stringevano intorno a una grata di Mulberry Street. A turno, per lo spazio di un minuto circa, ciascuno sedeva direttamente sulla grata di ferro per scaldarsi al vapore sprigionato dalla caldaia nel seminterrato della sede centrale della polizia di New York. Coperti a malapena da stracci luridi e informi, con i volti e la pelle esposta a neri di sporcizia, sembravano appena ombre incerte nella strada buia, una congrega di goblin degenerati. Nel gruppo scoppiò un battibecco stridulo per stabilire se a una di loro, una ragazzina che teneva in braccio un infante tisico, bisognasse concedere un tempo più lungo sulla grata. Ma prima di raggiungere una conclusione, la contesa fu interrotta dal rintocco improvviso di tutte le campane della città. L'anno di grazia 1881 era appena diventato l'anno di grazia 1882. Non lontano, nella cantina di un edificio diroccato in Grand Street, c'era una birreria fatiscente, un luogo talmente infimo da non meritare nemmeno un'insegna. Là, un assembramento di poveracci, di traviate, di delinquenti e derelitti, beveva la birra stantia che la sera prima gli host di Bowery Street avevano scartato, rifiutandosi di servirla. Quegli avventori però la bevevano senza lamentarsi, fino a diventare insensibili al freddo fuori e alla desolazione dentro. La bettola era gestita da un nero muto che per tutta la notte distribuiva da bere in boccali di terraglia mai lavati. Nel locale angusto, dove una piccola stufa a carbone ammorbava l'aria di un fumo soffocante senza scaldare nessuno, gli uomini imprecavano contro Dio, le donne che li avevano traditi, le autorità che li avevano sbattuti in galera, la macchina democratica che non si era mossa per scarcerarli e chiunque altro riuscisse a farsi largo nelle loro menti obnubilate. Le donne, per lo più già sprofondate in un oblio misericordioso, se ne stavano accasciate negli angoli bui, oppure sedevano, con la testa appoggiata ai muri freddi e umidi. Con l'acquisto di due bucali a un centesimo ciascuno si acquisiva anche il privilegio di restare nel locale fino all'alba. Bambini cenciosi si azzuffavano sotto i tavoli e la scimmia di un suonatore di organetto, minato dalla consunzione, passava alternativamente dalla furia all'apatia, aggiungendo il proprio berciare stridulo a quel vocio indistinto. Due loschi individui, rilasciati appena quella mattina da Blackwell Island, giocavano a soldi accanto alla porta. Una breve pausa nel gesto di mescolare il mazzo unto al rintocco delle campane fu tutto il riconoscimento accordato al nuovo anno in quel luogo infelice.